Area CD, recensioni in TV, un nuovo appuntamento con la nostra, il nostro spazio dedicato alle recensioni, la musica raccontata attraverso le parole, le recensioni e il CD, il supporto CD. In questo caso ci occupiamo di un disco del passato, come di consueto la nostra rubrica dedica di tanto in tanto uno sguardo ai dischi del passato. Stavolta dedichiamo il nostro spazio a un disco live che davvero ha fatto storia. Parliamo di Frampton Comes Alive di Peter Frampton, uno dei dischi live più venduti dell'intera storia del rock, insieme al live degli ZZ Top e a Wings Over America degli Wings. È certamente uno dei live più venduti del rock degli anni 70. Un successo per molti versi inaspettato, nonostante Frampton fosse già considerato una sorta di prodigio del rock di tipo anglo-americano, rock di matrice anglo-americana. Aveva militato infatti negli Humble Pie già nella seconda metà degli anni 60 e negli anni 70 si era fatto un nome nella scena live internazionale. Frampton Comes Alive infatti è di fatto la testimonianza di questo successo live di Peter Frampton. Qui è affiancato da tre musicisti, quindi con un semplice quartetto riesce a radunare folle straordinarie, e infatti questo all'epoca doppio vinile, oggi doppio CD, riesce a testimoniare, a dare testimonianza proprio di questo successo clamoroso. Frampton fu lui stesso colpito dal successo di questo disco, un successo che non è mai più riuscito a bissare. Chi di noi almeno una volta nella sua vita non ha ascoltato in radio Show Me The Way? Show Me The Way è probabilmente l'hit single più famoso di Peter Frampton, che è caratterizzato da un uso di un particolare marchingegno, si chiama Talk Box, ed è un apparecchio che Peter Frampton ha utilizzato ampiamente proprio in questo live. Nel live trovano spazio anche altri hit come, oltre a Show Me The Way naturalmente, anche a Baby I Love Your Way, che è stata poi riletta anche in chiave reggae da molti gruppi giamaicani, e ultimo ma non ultimo Jumping Jack Flash dei Rolling Stones. Questo viaggio live all'interno di percorsi dal vivo, di concerti, alla fine, alla metà degli anni 70 di Peter Frampton, si trasformò nel suo più grande successo. Quello che vediamo qui è in una versione deluxe edition, cioè un'edizione di lusso, tra virgolette, come si conviene appunto ai grandi dischi del passato che hanno totalizzato milioni di copie. E davvero Frampton Comes Alive riuscì a scavalcare le classifiche di vendita di tutto il mondo. Da allora Peter Frampton è rimasto un po' ancorato a questo grande successo che appunto non è riuscito a replicare mai. Il suo nome poi si è legato ad altri grandi del rock. Negli anni 80 è stato chitarrista e session man per David Bowie, il duca bianco del rock. Negli ultimi anni ha fatto parte della All Star Band di Ringo Starr, l'ex batterista dei Beatles. Ad oggi è un turnista di lusso ed è uno showman molto accreditato e ancora molto richiesto nella scena live, soprattutto per quanto riguarda gli eventi estivi all'aperto negli Stati Uniti. Per Area CD, Frampton Comes Alive, un disco del passato per le nostre recensioni in TV.